Allora, eccoci qua, io sono Claudia, bentornati sul mio canale. Oggi realizziamo insieme questo scaldacollo un po' particolare a due giri con la lana sfumata, che è una novità di quest'anno, quindi mi raccomando che sfuma graduale in diversi colori, dovete assolutamente provarla. E poi l'ho realizzato con una tecnica che forse non immaginerete mai, ovvero che è la forcella. Una forcella che ho realizzato diverse strisce poi intrecciate tra di loro. Quindi spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e io vi lascio il tutorial. Ciao! Per realizzare questo scaldacollo ci occorre innanzitutto una forcella, un uncinetto numero 3 e un gomitolo di lana, questa qui, la Montrer, che trova sfumata. Io ho scelto questo colore qua sfumato sul rosa e vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it. Per prima cosa dobbiamo andare a infilare la nostra forcella, che teniamo sulla regolazione più ampia, quindi su un sesto. E andiamo a infilarci il nostro capietto e iniziamo appunto la lavorazione. Quindi prendiamo il nostro uncinetto e faremo il punto base della forcella. E vi ricordo che per tutte quelle che non hanno mai provato o comunque non sono molto esperte, ho realizzato un video tutorial dove spiego proprio come si lavora la forcella e i punto base, che è quello che stiamo andando a fare, quindi mi raccomando guardatevi quel video nel caso non sapeste ancora utilizzare la forcella. Quindi appunto prendiamo la nostra forcella e iniziamo a lavorare le nostre asoline con il punto base e dovremo andare a realizzare in totale 4 strisce di forcella da 305 asole per ogni lato. Io ho indicato questa lunghezza per questo tipo di lana, che è molto fine, per realizzare uno scaldacollo appunto a due giri. Poi vedete voi, regolatevi in base alle maglie che volete mettervi. L'unica cosa, ricordatevi che devono essere multipli di 5. Quindi vedete, io sto pian piano andando a mettere le mie asoline qui sopra la forcella e appunto proseguiamo in questo modo. Guardate il punto base e come si lavora, se non lo sapete ve lo ricordo, appunto vi lascio il link in descrizione nei commenti sotto, quindi andatevelo a vedere, e proseguiamo la lavorazione appunto realizzando queste 305 asoline. Una volta realizzate le nostre 4 strisce da 305 maglie come abbiamo asole, come abbiamo detto prima, ne dobbiamo affiancare 2. Vedete, queste qua sono 2 strisce diverse che io ho affiancato, perché adesso vi faccio vedere come andare a intrecciare questa parte qua e a unire le 2 strisce per creare questo scaldacollo come abbiamo visto prima. Quindi affianchiamo 2 diverse strisce e iniziamo prendendo il nostro uncinetto e caricando sull'uncinetto 5 asole della prima striscia. Quindi vedete, parto dal fondo e vado a caricarmi le mie 5 asoline. 1, 2, 3, 4 e 5. In questo modo. E le tengo così sull'uncinetto. Le schiaccio un po' verso il fondo. Dopodiché vado a caricarne altre 5 dell'altro lato dell'altra striscia. Quindi una, due, tre, quattro e 5. Quindi adesso abbiamo 5 maglie di una striscia e 5 maglie dell'altra. Tra l'altro siamo facilitati perché con questa lana sfumata le riconosciamo, perché una è di un colore e l'altra di un'altra. Adesso raggruppo le prime 5 che abbiamo preso in questo modo al centro e le apro formando una asolina, perché con le altre 5 invece vado a passarci all'interno in questo modo. Tengo queste 5 qua che ho solo più sul mio uncinetto e vado nella prima striscia, questa qui alla mia destra, e vado a caricare nuovamente altre 5 asoline. Quindi una, due,
3, 4 e una 5. Prendo le prime 5 che avevo da prima, le apro e con queste qua che ho appena caricato ci passo in mezzo. Vedete? In questo modo vado a creare un intreccio. Adesso si vede ancora poco, si vedrà bene più avanti. Adesso ho queste 5 isoline che appartengono alla striscia di destra. Vado a caricare 5 isoline della striscia di sinistra. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Apro con un dito queste qua. In questo modo formando un buchino e con le altre 5, ops, aspettate che le perdo, ok, ci passo all'interno semplicemente e lascio andare le 5 che stavo tenendo prima. Vedete adesso che si sta creando questo motivo qui centrale. Adesso vado di nuovo a prendere 5 appartenenti alla striscia di destra, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Stessa cosa, tengo aperte le mie isoline, le prime 5 isoline dell'altro lato e con queste ultime passo all'interno e lascio cadere l'altra. Guardate un po', vedete che l'intreccio si sta formando. Adesso di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5 del lato opposto, ovviamente dobbiamo prenderne sempre 5 da un lato e 5 dall'altro e queste 5 le faccio passare all'interno delle altre 5 che avevo sull'uncinetto, così, in questo modo. Adesso andiamo a caricarne 5 dall'altro lato della striscia e così via. 1, 2, 3, 4 e 5. E ci passo all'interno, vedete? Così. Voilà. Adesso vado dall'altro lato e ne carico di nuovo nuovamente altre 5. 1, 2, 3, 4 e 5. In questo modo e passo all'interno delle 5 che avevo già sull'uncinetto. Voilà. E il procedimento è questo, non è niente di complicato, bisogna appunto solo avere tanta pazienza e andare avanti per tutta la lunghezza delle strisce fino appunto ad aver racchiuso tutte le nostre asoline. Esattamente in questo modo, dopodiché andremo ad attaccare le altre strisce sugli altri lati. Guardate, ho appena finito di intrecciare due strisce qui al centro e altre due qui. Adesso avvicineremo queste qua e andremo a intrecciare queste due parti ancora assieme per creare la terza treccia centrale. Dopodiché vi faccio vedere come terminare unendo separatamente solo più le due file laterali. Guardate, ho unito tutte le strisce realizzate con la forcella, questo è il risultato ed è veramente spettacolare secondo me, poi con questa lana che sfuma è bellissimo. Adesso vi faccio vedere come chiudere questo ultimo lato e quindi di conseguenza anche l'altro, vedete io l'altro l'ho già fatto, dove non dovete più intrecciare due strisce assieme ma ne avete solo più una da finire. Quindi appunto adesso vi faccio vedere questo. Prendiamo il nostro uncinetto e iniziamo a caricare 5 asoline. Quindi 1, 2, 3, 4 e una 5 e le accantoniamo un po' indietro sull'uncinetto e andiamo a caricare subito le altre 5. Quindi 1, 2, 3. 4 e una 5 in questo modo. Adesso allarghiamo con un dito le prime 5 e le apriamo in questo modo formando un cerchio e facciamo passare l'uncinetto con le ultime 5 dentro le prime. In questo modo lasciamo andare.
Adesso andiamo a caricare di nuovo 5 asoline, quindi una, due, tre, quattro e una 5, e queste ultime le facciamo passare in centro a quelle che avevamo già sull'uncinetto. Aspettate che mi stanno cadendo, ok, in questo modo, e le facciamo passare all'interno. Voilà, e vedete che si formano queste piccole asole che si vanno a intrecciare l'una con l'altra. Quindi una, due, tre, quattro e una cinque, e vado a farle passare all'interno della mia prima. Voilà, vedete, in questo modo qui. Adesso di nuovo ne prendo 5, una, due, tre, 4 e una 5, così, e passo all'interno delle altre e così via per tutto questo lato, e voi dovete fare poi anche l'altro in modo da concludere la lavorazione. Una volta terminato il giro, arrivate in cima con l'ultima asola che avete. Io generalmente prendo il filo qui, che era il filo d'inizio della mia forcella, lo aggancio e faccio una maglia bassissima, e così ho chiuso tutte le mie asole. Dopodiché andrò a far passare il filo e dopo vi faccio vedere ancora come unire il nostro scaldacollo, perché per ora è una sciarpa, invece dobbiamo andarlo ad unire a cerchio e creare così il nostro scaldacollo. Però questo è il risultato, e io credo sia veramente spettacolare. Una volta intrecciato tutto il nostro scaldacollo, non ci resta che andare a chiuderlo ad anello. Quindi sovrapponiamo perfettamente le due estremità in questo modo. Andiamo a mettere la lana sul nostro uncinetto e uniamo le due parti a punto basso, infilando l'uncinetto in un'estremità e nell'altra, quindi entrambi i lati che dobbiamo unire, e poi andiamo a realizzare delle maglie basse. Quindi non abbiamo dei punti, diciamo che ne facciamo 4 per ogni, diciamo, archetto. Vedete che qua c'è l'archetto, e ne facciamo circa 4 per ogni archetto. Poi guardate anche voi che non tiri e che sembri un punto abbastanza compatto. Prendiamo sempre le due estremità assieme e andiamo ad unirle. E per ora ne ho fatti 2, 3. Questa è una 4, poi ne facciamo una qui sulla catenella, sulla maglia bassa, diciamo, di centro delle maglie, in questo modo, e poi andiamo di nuovo a farne 4 prendendo i due archetti, una, due, tre e quattro. Dopodiché vedete che anche qua, in questo modo, sto andando a chiudere ad anello il mio scaldacollo, in questo modo. Vedete? Così, e proseguiamo fino alla fine, unendo appunto punto bassissimo il nostro scaldacollo. Ecco qua, ho terminato di attaccare il mio scaldacollo, quindi adesso è un anello, un bel anello. Questo è quanto. A me il risultato piace tantissimo, sia per la lana che sfuma in un modo che è spettacolare, mi piace veramente da morire, e sicuramente ne realizzerò altri in altri colori. Mi raccomando, scoprite questa lana, andate a cercarla sul sito www.merceriamore.it. Vi lascio in descrizione anche il link, perché è assolutamente una novità dell'anno da provare. E poi mi piace anche questa lavorazione con la forcella, che è una cosa un po' nuova, un po' diversa, crea queste trecce, non è il solito scaldacollo, e anche questo mi piace molto. Spero che vi piaccia anche a voi. Fatemi sapere i commenti, mandatemi le foto sulla pagina Facebook. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazze!